Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter, in quella che è la mia ultima seduta di registrazione, anzi meglio, è la mia ultima registrazione della seduta di registrazione. Quante volte ho detto registrazione? Un po' troppe. Comunque, siamo andati avanti di 24 ore rispetto allo scorso episodio e abbiamo mandato Luca, armato di tutto punto con l'armatura e il fucile Gauss preso in prestito da Enigma, solo preso in prestito, quindi Enigma non si inalberi. E vediamo se è sopravvissuta a questa uscita nella zona. Ora, non so se avremo anche qualche altro figlio. Appunto, questo sempre... Ah, è il mio figlio con Michelle. E... Non mi va di fare una cigliolina seconda. Per cui in questo caso lasciamo Mary Nevi in onore del cognome della madre. Va benissimo così. Ancora... Oh, attenzione! Lunchbox, sì. Adesso ce lo guardiamo, fatemi un attimo raccogliere tutto. Luca Micuzzi, abbiamo detto che era cuoco. Abbiamo niente adesso al volo per il cuoco? Sì, tutto d'operaio. E lo so, potrei farlo dopo, ma ora che l'ho visto non riuscivo a non... Beh, qui un posto è vuoto perché si stanno allenando. Qua. E poi potremmo chiamare qualcun altro. Sì, un attimo che facciamo tutto. Quante cose. Sto diventando scemo. Ok, cibo stava un po' sotto, eh. Ah, il simbolo della fortuna è tipo un gatto. Ok. Prendiamolo e vediamo quant'è al prossimo... 2,38, sono ancora totalmente bassi di fortuna che... Infatti adesso ho fortuna 3 e fortuna 3. Hai voglia a crescere, ragazzuoli, ma fortuna mi piace proprio che venga maxata. Ora, stavamo dicendo, c'era qualcos'altro che dovevo raccattare qua? Non credo. Allora, intanto andiamo dentro. Spazio deposito insufficiente. Perfetto. Ora, tu cos'hai? Hai un po' di cose per medici, dottori, un po' di armi... Queste sono le cose che già stanno dentro o sono le cose che di troppo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cose. Quindi partiamo dall'assunto che siano 6 cose di troppo. E... No, vabbè, partiamo a vendere dalle cose più scrause. Tre... Questo pure si può vendere. Aspettate, va, adesso ci dovremmo stare. Ok. E Franco Maria lo rimandiamo comunque. Paro paro da dove è venuto. No, l'abbiamo messo, stava momentaneamente ad aiutare qua. Sì, poi cambieremo le cose. Ma guardiamo un secondo. Luca è stra-vivo. Stra-vivo. Potrebbe andare avanti ancora a lungo. 9.13, bello Luca. Complimenti a Luca. Anche lui adesso è livello 32. Non male Luchetto. Complimenti. Da come sta consumando il tutto, forse se la sarebbe cavato anche meglio di Enigma. Dovremmo trovare molte più di queste armature. Comunque, ti richiamiamo perché, come ho detto, questa era l'ultima seduta, l'ultima registrazione della seduta di registrazione di quest'oggi, per cui non voglio lasciarti in giro poi a morire. E qui si fanno cose. E poi abbiamo un po' di cose, penso, da distribuire. Però aspettiamo un attimo, vediamo chi altro arriva. Edward Hale, un uomo finalmente. E vediamo, con più intelligenza comunque darti... Abbiamo tutte varie guardie come possibili lavori in cima. Guardie, esploratori, bla bla bla. Vediamo. Il primo che vuole andare nei laboratori è Max Corridan. E il cognome da te scelto mi ricorda vagamente uno youtuber. Non so se è casuale, ma non credo. Quindi, ok... Attacco di... No, no, Max, Max! Non scappare! Ah, sì, io sto perdendo tempo qua, lo so, sto perdendo tempo. Allora, Cereola si sta allenando fortuna, non mi va di spostarlo.
E no, in realtà mi va come di spostarlo. No, non posso lasciare Falco da solo. E in due ce la dovrebbero fare. Ma Falco li ha fermati in tempo? Assolutamente no. Quindi andiamo ad aiutare Alessia, va? Eppure Ciriola, spostati e torna di qua. Comunque Alessia abbiamo armata abbastanza bene, mi ricordo, per cui non ci dovrebbero essere troppi problemi. Vediamo la situazione, magari zoomandola anche un poco. Sì, li stiamo devastando. Lei c'ha il ghigno di cosa non si è ben capito, e infatti è morta. Ghigna su sta... Sì, quello. Comunque sia. Alessia, come nulla fosse, si rimette a lavorare alla radio. Brava. Oh, dicevamo, Max, prima che tu scappassi, intanto ti piazzo dentro al volo, così ti posso equipaggiare. Ti equipaggio con un camice da laboratorio e un fucile, che era comunque. E ti mando però direttamente a studiare. Vai a studiare, che ci servirai in futuro sicuramente. E qui abbiamo ancora tanti slot da occupare. Oh, vediamo un po'. Ah, vediamo un po' cosa, aspetta, sblocchiamo. Ok. Tappi, poco utile. Acqua, poco utile. Fucile d'assalto, non male, ma speravo in armatura. Timothy Lane ha molta fortuna, pochissima endurance però. E ha delle orecchie particolari. Ok. Abbiamo un cittadino del volto 210 molto fortunato, che sarebbe bene diventasse lui esploratore. Per cui lo darei a un collega streamer. Forse. Va bene, facciamo così. Alex Amero. E lui ha una camicia che dà intelligenza e altre cose, ma adesso ci pensiamo. Allora, intanto vediamo cosa hai. E quello che hai è vestito da fan sci-fi, intelligenza 2, agilità 2, fortuna 1. Che... oddio. Io lo manderei ad addestrarsi per coprire le sue lacune, però ha già un'intelligenza molto alta. Ma io lo vorrei esploratore. Con una fortuna così mi risparmierei molto tempo per non dovergli addestrare due cose, sia endurance che fortuna. La fortuna già ce l'ha molto alta. Qui maxiamo la stanza qua, che è qui che ci manca. Non volevo assolutamente cliccarla questa cosa, visto che si è aperta. Tanto voleva vedere cosa ci stesse. E... qui ha ripreso ad addestrarsi. Quanto tempo ci ha fatto perdere mandare Ceriola in alto? Un minutino, va bene. Avevo paura che si resettasse. Poi Cirolina prima, che anche lei la manderemo ad addestrarsi. Probabilmente la manderemo anche lei a fare forza, perché ci abbiamo mancato un sacco di posti nei depuratori. Nei depuratori, scusate, nell'impianto energetico. E... vediamo qualcosa che dia forza. Non so se ci sono altre. Sì, ce l'abbiamo. Non, non questa. Questa è per gli esploratori. La... oddio, dove stanno? Cose? Perché? Dove? Qua. Ok. E arma. Fucile d'assalto un po' cazzuto. Dai, è mia figlia. Mia figlia, gli do il fucile un po' cazzuto. Sono di parte. Qui si sa come funziona nei volti italiani. Qui nipotismo e co. In questo caso più che nipoti sono figli, per cui capite a me. Livello 19, non male. Poi abbiamo... vabbè, Alessia una curatina gliela vorrei dare però. Ok. Qui la situazione, abbiamo Luca in rientro e basta, giusto? Sì. Per cui potremmo anche pensare di vendere qualcosa. Il nostro prossimo obiettivo si ottiene a 60 abitanti, e noi di abitanti al momento ne possiamo tenere 58. Ne possiamo tenere solo 58. Questa è migliorata al massimo.
Intanto allora farei un upgrade qui sotto, che costa relativamente poco, per superare 62, 66, mio dal massimo. Va bene, così non ci dovremo pensare per un po'. Poi, ah, qui abbiamo bellissimi... Ma Gioforchio, pensavo fosse... Gioforchio, mi spiace, ti ho fatto donna. E Gioforchio, cosa vogliamo fare? Dimmelo tu. Dimmelo tu, ammetto che non mi ricordo qual era il tuo nome utente su YouTube. Mi ero soltanto segnato il nome del personaggio. Per cui, fino a che non mi dirai se ti interessa o meno tenerti il personaggio, ma con questa donna dal capello fichissimo, per ora questo è. E non mi va di toglierti il nome una volta che ti ho messo dentro, perché mi sembrerebbe di farti un torto. Per cui lascerò per ora il personaggio femminile e poi mi fai sapere tu se la cosa ti disturba. E comunque sia, non mi sembra neanche giusto, dopo tutto quello che ho detto, lasciarti ignuda. E immagino che Gioforchio cosa avrebbe dovuto fare? Non aveva preferenze. Qui, date le caratteristiche, immagino qualcosa che abbia a che fare con il depuratore. E dato che mi sento in colpa, ti do l'arma più in alto di danni che ho disponibile. Beh, spero di farmi perdonare così, in modo molto blando, ma uno ci prova. Comunque sia, abbiamo un po' di cose da vedere. Per esempio, quanta mondezza abbiamo qui. Come al solito ne avremo svariata di mondezza. Ci dovrebbe essere un sistema un po' più comodo per vendere, ma il fatto che questo sia un gioco... No, aspetta, 3-7, magari teniamola, dai. 0-3, che è per quanto migliorata. Questi ce ne abbiamo 3 addirittura. 4-5 lo potremmo ancora tenere? È che abbiamo un po' troppa mondezza e ce ne sta per arrivare altra. Per cui diciamo, da ora in poi non teniamo armi che non hanno almeno un danno. Cioè il danno massimo deve arrivare meno a 5. Non lo so, inizio a farmi troppi problemi. Ma no, teniamole. Poi, queste dell'endurance sono buone come il pane. Queste sono un po' generiche e sono buone, ma non così tanto. Pigiami non li voglio, ho detto. Questo per le cucine. Questi della fortuna al momento ho detto che non mi interessano troppo. Agilità 2 ho di meglio. Questa del motore in pelle è carina. Questa addirittura ce ne ho 4. Cioè, non mi servono tutti questi personaggi carismatici. Ma teniamone per ora una, dai. Uniforme da giovane ufficiale, armatura da combattimento. Ah, ci facciamo niente l'armatura da combattimento. Invece questo da giovane ufficiale potrebbe servire magari qua alla classe. Non avevamo ancora dato cose che davano intelligenza. Ok, ce ne manca uno di questi che stanno ancora in classe. Poi ci dovremmo stare. Qui le cose... Ah, aspetta, noi per John... Ce ne avanzava uno, mi sa, di tutto d'operaio, esatto. Qui altri livelli. E alla fine, il patito di sci-fi ad allenarsi su Endurance l'avevo mandato, giusto? Sì. Gli lasceremo per ora ad Alex questa bellissima camicia. E poi vedremo in futuro, perché dà anche bonus intelligenza, agilità, fortuna. È carina. Mi verrebbe da dire che sarebbe meglio su uno scienziato. La vedrebbe bene se... Sapete che vi dico? Per ora Alex non se la prenda male. Gli diamo tenuta da mercenario robusta per ora, che comunque gli continua a dare più fortuna di quella che già ha adesso. Anche se non dà niente di endurance e se lo vorrò... Vabbè, però si sta allenando. Mercenario robusta, che comunque c'ha... Sono rimaste poche armi interessanti per il momento. Comunque, Tomomi lo voglio in camicia. Tomomi mi sa troppo di stiloso in camicia da sci-fi. E quella che gli abbiamo appena tolto la mandiamo qui. Ok, così almeno chi deve stare in laboratorio, insomma il nerd, almeno adesso si distingue dalla massa. Allora, io già vorrei costruire altri generatori in realtà, perché presto ne avevo bisogno. Ma il fatto è che non ho ancora abbastanza gente che potenzi la forza. Dovrei in realtà fare una stanza più grande per potenziarsi la forza, dato che mi serviranno tante persone con la forza. Però
ho un po' di dubbi. Ho un po' di dubbi. Comunque, dato che ci abbiamo un po' di soldi, cos'era che si poteva fare l'upgrade? Qua sotto, mi sa. Facciamo l'upgrade ai generatori, intanto che mi sembra un ottimo inizio. Qui siamo, qui è maxata sotto? Sì. Va bene, abbiamo un po' più di produzione, quantomeno. Che schifo non ci fa. L'upgrade del laboratorio è molto costoso. Ah, ok, abbiamo ancora qualcuno di ignudo. Abbiamo Umberto Toletti, che... Ah, la radio. C'era qualcosa. E se lui deve andare alla radio, direi che si farà... Qui la situazione... Ma voi per caso eravate maxati e non avete detto... Non avete detto niente da maxati! Avete continuato a bere come degli infami, bravi. Tornate alla radio. E ci mandiamo qua Alessia e Umberto Toletti, che lo devo ritrovare. Qua. Perfetto. Quindi abbiamo altre due persone che si addestreranno nella nobile arte dell'aumentare il proprio carisma. Stavo dicendo dell'improvement, questi termini inglesi così buttati a random. E poi pure qui la classe, no? E questi saranno tutti belli studiosi. Switcheremo con qualcun altro che deve ancora maxare. Penso prima fra tutti ci vorrei mandare Tomomi a maxare, perché lui è lui la figura che io immagino come capo... Caposala. Ah, ci manca un altro camice per Laura Simmons. Perché Laura Simmons sta qua? Questa è la domanda che mi pongo. Perché probabilmente l'ho buttata fuori a calci da qualche depuratore. Qui come state? 3 di 4. Laura Simmons apparteneva molto più al depuratore, date le sue statistiche. Tornaci di là, grazie. Sì. Comunque, stiamo crescendo, lentamente, ma stiamo crescendo. Qui la fortuna, penso, continuerà ad aumentare in un paio d'ore, per cui per la prossima volta saranno aumentati a 4 fortuna. Che non è tanto, ma non è nemmeno così poco, dai. Soprattutto per Enigma. E poi avremo due persone oltre il livello 30, cioè Enigma è quasi a livello massimo, quasi a livello 50. E Luca ha superato il livello 30. Quindi a fare queste esplorazioni è il modo più veloce per fare i livelli. Nicolò ci è cresciuto e lui voleva fare l'esploratore. E al momento non ho spazio per addestrarlo, però. In nulla, per essere precisi. Se non fortuna. Per cui, visto che la fortuna è sempre buona come il pane, e visto che vuole fare l'esploratore, è tenuto della zona, e per ora gli diamo un fucile a leva, che è il meglio che abbiamo. Attacco dei predoni. Ah. Mandiamo Ciriola. Ci mandiamo anche Enigma, che sebbene non sia nel suo armamento migliore, è comunque più che onesta. E il sempre mitico Falco, insomma. Spero arrivino in tempo. La porta pure dovremmo ancora migliorarla, ma costava tanto. No, hanno fatto in tempo a piazzarsi nella stanza. Bene. Con questi tre, per voi la vedo abbastanza male. E forse dovrei fare una spedizione anche con Ciriola, in realtà, in futuro. Più che altro per... anche se voglio che sia un gioco all'interno. Se sta così non farà mai livelli. Cioè, è livello bassissimo, credo. È livello 1 Ciriola. Vi rendete conto che... col fatto che si allena e basta e non fa mai una mazza, non fa per niente livelli. Comunque sia. Ma Enigma aveva fatto in tempo ad arrivare? O già se n'era andata perché ha detto, ah, vabbè, li lascio a voi. E ho premuto T e non so cosa ha fatto. Va bene. State tornando ai vostri posti. Falco torna al suo posto. Enigma e Ciriola. E Nicolò sta fuori dai giochi. Com'è sta storia? Povero Nicolò. Fammi vedere che dicono. Mi aiuti con il cruciverba. 7 lettere. Vive nella zona contaminata. 7 lettere? Non saprei. Prova con stupido. Beh, in effetti vive nella zona contaminata. Ci sta che non sia il più smart. Ok, ragazzi. Stiamo crescendo molto. Per ora abbiamo già avuto parecchi figli e quant'altro, ma penso che presto ne faremo altri. Perché vorrei puntare, voi lo sapete, insomma, l'obiettivo di questa serie è arrivare a sbloccare tutte le costruzioni. E ci potremmo anche arrivare, in realtà. Zoom out un po' troppo, torna indietro. No, così, ok.
altri livelli, altre cose da guardare? No. Per la prossima volta abbiamo Luca Leo 32 che sta tornando con altri soldini e un altro po' di mondezza, più qualche cosa di carino, ma per lo più mondezza. E questo è colpa sempre della fortuna, a quanto ho capito. Quindi, fino a che non potremo maxare un po' di fortuna, avremo sempre dei raccolti non dei più splendidi, ma ce li faremo andare bene. Ancora non si sono visti Deathclaw, per fortuna, anche perché penso che moriremmo malissimo. Ad ogni modo, al prossimo episodio.